Mi hanno sempre chiamato il bugiardo perché sono sempre stato bravo a mentire alla gente. Ero bravissimo a recitare, a simulare qualsiasi espressione e personalità, ad impersonare gli altri ed i ruoli alla perfezione. E posso indossare qualsiasi costume o uniforme. Da giovane facevo l'attore per un gruppo di comici clown, poi mi sono distaccato. Ho sempre mentito, sempre, sin da piccolo. E ricordo che quando dicevo le menzogne più grosse sentivo una vocina nella mia testa che mi rimproverava, ma ho imparato ad ignorarla, fin quando non è diventata una vocina piccola, piccola, grave e oscura nella mia testa che mi sussurrava parole incomprensibili, tipo "Oliedo". Anche per piccole cose io volevo mentire, era quasi una compulsione, ed ogni domanda rispondevo con una menzogna, senza motivo. L'ho resa una sorta di sfida a cui sono diventato bravissimo. È per questo che iniziai a giocare a poker, perché nessuno sapeva leggere la mia mente, ero come immune ad ogni telepatia, ed ero bravissimo, nessuno riusciva a capire cosa pensavo e quindi a prevedere le mie mosse, e con il tempo imparai tutti i trucchi del gioco e a leggere bene i miei avversari, imparai a giocare allo stesso modo a tutti i giochi d'azzardo e di carte del mondo, e ogni volta entravo in un casinò con una valigia piena di soldi e ne uscivo con 10 valigie piene. Ed ero talmente bravo che tutto questo non mi bastava. Il segreto del gioco d'azzardo è la matematica: statistica, probabilità, funzioni, gaussiane, teorie dei giochi, formule aritmetiche e soprattutto valori e numeri che scorrono davanti ai miei occhi. Divenni abilissimo nel calcolare le probabilità e predire con esattezza la mossa più saggia da fare, vincendo sistematicamente. Per poi migliorare ancora, imparai a memorizzare le carte che venivano passate ogni volta, in modo da sapere quali carte venivano e quali predire nel corso della partita, conoscendo il futuro con alta precisione. Ogni volta che andavo a Las Vegas visitavo ogni singolo banco ed ogni singolo casinò per un intero mese e quando tornavo a casa ero carico di soldi. Non mi sono mai fermato, ho sempre rischiato e scommesso tutto. Qualcuno mi definirebbe dipendente dal gioco d'azzardo e dal brivido del rischio, ma io, a differenza degli altri, vinco spesso. Quando giocavo per ore e ore, i numeri riempivano la mia testa, mi sembrava quasi di sentire uno degli avversari sussurrare "Oriedo" in tono accusatorio. A volte mi sentivo perseguitato, come se loro sapessero qualcosa di me, come se conoscessero i miei pensieri. Avevo una crisi di panico e dovevo lasciare il tavolo. Ma erano solo episodi rari, quando vincevo troppo e mi prendeva questa paranoia. Per il resto vincevo senza problemi. Ma il modo migliore per vincere il gioco è svelare il segreto, scoprire le carte. Se sai già quali carte hanno gli avversari in mano, non c'è mistero, solo certezza, e la vittoria è assicurata. Insomma, per vincere al 100% bisogna barare. Per questo imparai trucchetti di magia. Non era facile, era rischiosissimo e dovevo essere abile. Imparai a borseggiare, riuscendo a sfilare fish, carte, soldi senza farmi notare con gesti normali. Imparai ad occultare una carta con le mani o le maniche. Installai un dispositivo sul mio polso che mi consegnava una carta di quel mazzo a mia scelta. Ovviamente dovevo prima informarmi su che carte si usavano per quel gioco. Imparai a piazzare specchietti in punti strategici della stanza. In questo modo vincevo sempre, baravo e a ogni partita vendevo le carte altrui. Cambiavo le carte in tavola, ero un bravo falsario, creavo sempre carte false, documenti contraffatti, copiavo le firme degli altri, creavo banconote finte, vivevo nel crimine e nella dissolutezza tra belle donne e soldi. Avevo diverse identità fasulle che usavo per sperperare i soldi vinti ai casinò. Avevo più lavori, percepire pensioni di invalidità e nascondere le mie tracce, tutto questo era parte della mia vita, ed ero anche un modesto hacker. Divenni un abilissimo prestigiatore con le carte, e poi tutti i trucchi associati, e poi con qualsiasi cosa. Non solo il trucco del cilindro o del coniglio, ma anche la levitazione, la sparizione, la sostituzione. Il trucco di magia si basa sull'ignoranza dello spettatore, che non vede tutto quello che succede e quindi non riesce a spiegarsi la situazione. Ero così bravo che mi sono unito ad una banda di ladri che usavano trucchi di magia per occultare i propri crimini. Eppure, a volte, mentre leggevo i documenti da contraffare, mi capitava di leggere tra le righe "Uriedo" e appena guardavo la scritta era sparita. L'effetto iniziò a diventare sempre più frequente. La mia mente, probabilmente in tutte quelle menzogne, stava iniziando a collassare. Alla fine divenni un grande illusionista. Adoro le illusioni, sono la cosa più bella del mondo. L'illusione avviene quando il soggetto percepisce la realtà, ma la sua percezione è alterata. Può esserlo per disattenzione, e imparai a distrarre il soggetto, a fornirgli stimoli che distogliessero la sua attenzione e non gli facessero capire tutto. Per affezione, imparai a far commuovere, arrabbiare, spaventare o adulare i miei interlocutori in modo che la loro percezione cambiasse. Ci sono le pareidolie, come il vedere le forme con le nuvole o i volti nei muri, quando non c'è niente, ma con l'immaginazione si riconoscono forme familiari. Io imparai a sfruttare questa tendenza umana, sia creando io stesso forme familiari, sia inducendo con le mie parole le persone a vedere pattern. E ovviamente le illusioni ottiche, come gli oggetti impossibili, cosa che spesso usavo per ingannare chi mi inseguiva facendogli credere di essere bloccato, metamorfopsie, ossia la distorsione di qualcosa che guardi troppo a lungo, come allo specchio. Spesso facevo guardare le mie vittime immagini speciali a lungo, fino ad illuderle. Tutto sta nella mente dello spettatore, è lui che deve convincersi che la magia è reale. È un'ipnosi, e io uso spesso l'ipnosi, più ci credi più funziona. Dico frasi lente, ripetute, calmanti, rilassanti, entro nella psiche dello spettatore
spettatore, lo faccio cadere in catalessi, gli dico fatti della sua vita che ottengo con il cold reading per impressionarlo e rompere le sue difese, e a quel punto posso comandarlo come un pupazzo. Il tutto sembrando il più naturale possibile, sarà la mente dello spettatore a fare le connessioni logiche fallate per me. Per essere un prestigiatore devi essere anche un po' giocoliere, devi avere grande agilità, usare le mani velocemente. Se prima facevo magie solo con le carte, poi con piccoli oggetti, oggi lo faccio con palazzi interi, magie strepitose, ed ero un grande escapista, potevo fuggire anche dalla più terribile delle prigioni. I trucchi sono infiniti e io li conoscevo tutti, ho studiato tutti i grandi maghi e tutti i manuali, passavo il tempo a svelare i trucchi dei miei colleghi, capendo il loro trucco, così potevo copiarlo. Nessun mago riusciva ad ingannarmi o a stupirmi, io ero l'unico che nessuno riusciva a beccare. Inutile dire quanto fosse importante per me la televisione, i computer, spesso usavo enormi schermi trasparenti semi-invisibili, usavo finti sfondi, usavo effetti speciali, computer grafica e uploadavo video fake su YouTube. E quando facevo i miei spettacoli, le mie magie, mi capitava ogni tanto di sentirla, di sentire qualcuno tra gli spettatori sussurrare "Uriedo" e di vedere tutte le mie carte che diventavano nere, di sentire come se qualcuno mi parlasse alle spalle. Ma creare illusioni non mi bastava, volevo creare allucinazioni, ossia false percezioni, senza un oggetto, come sentire le voci o vedere gli spiriti, da distinguere dalle allucinosi, che invece sono criticate dal soggetto che le vede ma sa che sono finte. Imparai ad utilizzare i toni bineurali, a creare inganni psicoacustici come la scala infinita, o a generare le allucinazioni di McGurk, ossia quando vedi una lettera e senti una voce che la legge, ma legge una lettera diversa, la voce in quel caso potrebbe sembrare come se dicesse una lettera di mezzo tra le due, un qualcosa che sta in mezzo a loro. È collegato alla sinestesia in un certo senso, che genera allucinazioni minori. Ho appreso tutte queste tecniche dal famoso artista Enrico Zanni prima che morisse. Ero uno di quelli a cui ho inviato le cassette. Ho imparato a generare illusioni di colore e di contrasto, scacchiere con i colori che si mescolano, illusioni geometriche con cui illudevo gli inseguitori che il corridoio fosse infinito, illusioni architettoniche con cui facevo sembrare le stanze enormi, infinite o distorte, scale impossibili e luoghi da disegni da Escher, e infine illusioni di movimento. Ma come si generano le allucinazioni? Imparai tutti i metodi ed imparai quindi a causarle. Ero un bravo psicologo e sapevo come generare microtraumi con l'ipnosi, lavare il cervello al prossimo, far insorgere dinamiche psichiche che potessero causare allucinazioni, esporre ad immagini o suoni che scatenavano ricordi potenti. Sapevo indurre il sonno nelle persone o deprivarle del sonno, e il sonno spesso causa allucinazioni, sia quando il sonno sta arrivando, sia quando ci si risveglia. Ero addirittura capace di far cadere la mente in una paralisi del sogno lucida, anche se avevo un po' paura a farlo perché di recente tutti sembravano sognare la stessa cosa, uno strano uomo. Sapevo indurre uno stato confusionale nello spettatore, ho imparato a stimolare i circuiti cerebrali nel sistema dopaminergico, usando parole chiave ed emozioni primitive, ho imparato ad introdurre droghe negli alimenti, nel cibo, o come gas allucinogeno nell'aria. Al culmine della mia abilità, ho imparato a stimolare elettricamente alcune parti del cervello usando semplici guanti con cui toccavo la testa del soggetto, ma più lo facevo, più illudevo gli altri, più diventavo alieno presso i miei simili ed incomprensibile, più mi sembrava che ogni tanto qualcuno di loro, magari i loro riflessi nello specchio, mi sussurrassero "Uriedo". Non capivo cosa diavolo significasse quella parola, era sussurrata troppo piano ed incomprensibilmente. A volte mi sembrava che questa sensazione di essere perseguitato, di essere svelato da qualche presenza che mi sussurra le cose, fosse l'unica cosa che vede oltre le mie bugie, anzi di essere io stesso parte di una grande illusione. Non contento di essere diventato il più grande illusionista della storia, capace di far credere o vedere qualsiasi cosa, ho deciso di diventare anche totalmente invisibile a tutte le percezioni. All'inizio era semplicemente camuffarsi, avevo delle tute mimetiche studiate con la mia arte, piene di foglie e indistinguibili dalla natura. Ho imparato a nascondermi nell'ambiente, non per nulla sono uno degli 11 oggi, quindi sono capace di nascondermi in qualsiasi punto dello scenario. Se mi dai una stanza, in pochi secondi diventerò invisibile. Vuoi perché mi nascondo dentro una scatola, fingendomi un quadro, dietro una pianta, in qualche mobile, nelle tubature, usando illusioni o false prospettive, posso farlo in mille modi diversi. Mi sono reso invisibile alle telecamere, usando speciali dispositivi che le confondevano, ma le mandavano in tilt, o sovrapponevano un video senza la mia immagine. Indossavo una tuta particolare, che nascondeva ogni mio odore e che isolava completamente i suoni dei miei passi, impedendomi di lasciare tracce. È molto utile per i furti, sapevo anche come schermare i radar, le emissioni elettromagnetiche e gli impulsi EM. Il modo più semplice era usare uno specchio. Se ti metti dietro un complesso sistema di specchi e leve, puoi renderti invisibile e fare in modo che l'altro veda ciò che si trova dietro di te senza vedere te, una sorta di telescopio, insieme a superfici e super lenti distorcenti.
Avevo una seconda tuta speciale, ricoperta di piccole unità di vetro che potevano cambiare colore a seconda dell'ambiente, come i camaleonti, adatte sott'acqua o nella nebbia. Ma il modo migliore per essere invisibili è usare i metamateriali, ossia particolari materiali che a seconda di come vengono strutturati possono ottenere proprietà che i materiali normali non hanno. Tipo essere antisismici, oppure distorcere la luce attorno a loro in certe lunghezze d'onda, cambiandone il colore o la risoluzione, usando ad esempio minuscole puntine di metallo che con degli angoli particolari costringono la luce a passare attraverso il vestito. Alla fine sono diventato capace di rendermi completamente invisibile all'uomo, anche senza usare alcuno strumento, stimolando con l'ipnosi, i guanti e i gas nervini zone specifiche nel suo cervello affinché non mi notino, mi considerino rumore di fondo, non si ricordino di me. Di fatto sono un fantasma adesso. Per usare una metafora junghiana, se la psiche è divisa in molte parti, io sono sicuramente la persona, la maschera che la mente indossa per interfacciarsi agli altri, e sono bravissimo a cambiare maschera a piacere per nascondere la mia mente. Ma quando passavo troppo tempo così, anche giorni interi o settimane invisibile e non percepibile per nessuno, ecco che sentivo di nuovo Uriedo, sussurrato da una strana voce oscura. Ormai ero diventato il maestro delle illusioni. Giravo, pieno di congegni che mandavano luci, suoni ipnotici, rendendo il cervello debole alle mie illusioni, ripetendo parole e formula al punto che i sensi erano completamente inaffidabili vicino a me. Riuscivo ad imprimere o rimuovere le idee nella mente delle persone e a stimolare i loro sogni. Anche se questi si chiudevano gli occhi e si tappavano le orecchie, i loro pensieri ormai erano completamente ipnotizzati. Potevo persino cambiare la matematica cerebrale, incasinare le sue forme pure a priori, per fargli percepire il tempo che scorre in modo assurdo, uno spazio non euclideo e impossibile, rapporti di causalità invertiti tipo viaggi nel tempo, e questo il potere delle illusioni, semplici segnali che possono sconvolgere il mondo così come lo percepisci. E più sconvolgevo la vita cerebrale delle mie vittime, fino a fargli dubitare di tutto, più mi sembrava di sentirla, ancora, quella maledetta voce. Uriedo. Il mio colpo di genio più grande fu una gigantesca illusione collettiva. Mi sono serviti mesi per prepararla, ma alla fine sono riuscito a mettere nel sistema di distribuzione dell'acqua di tutta la città una particolare droga e a creare i loro sistemi informatici per distribuire messaggi subliminali ipnotici. E al momento opportuno ho liberato al massimo la droga in forma di gas e sono apparso in tutti gli schermi, in tutti i televisori, ipnotizzando e ordinando all'intera città di obbedirmi, creando una gigantesca illusione. Vivevano in un immenso paradiso che io governavo, e chi disobbediva avrebbe vissuto in un gigantesco inferno personale, e tutto il mondo sarebbe diventato un incubo. Tutte le fobie del mondo si sarebbero realizzate in loro, e loro avrebbero visto gli oggetti di queste fobie ovunque, moltiplicati per miliardi. Posso illudere il mondo intero, sono invincibile. E ancora una volta, navigando in questa infinita illusione, in perenne espansione, con cui stavo cercando di creare il mio impero, sento ovunque Uriedo. Ho visto una strana presenza, senza volto, inseguirmi, e c'è uno strano tizio che sembra immune alle mie illusioni. Il mio impero di illusioni era pieno di specchi, per ovvi motivi, ma da qualche tempo ho notato che i riflessi di questi specchi sembrano comunicare con me. A volte mi capita di dimenticare quale era uno specchio, qual era uno schermo e qual era la realtà. A volte mi capita di cadere nelle mie stesse illusioni. Non le ricordo tutte, è un casino. Eppure ero sicuro che queste non fossero illusioni. Vedevo i miei riflessi entrare e uscire dagli specchi, chiedendomi di unirmi a loro, che mi avrebbero mostrato come creare le illusioni più potenti e come sfuggire a questo mondo materiale, entrando in un mondo fatto di illusioni e riflessi dove sarei stato al sicuro. Mi sono detto, illusione ormeno, ormai non importa più, l'irreale è più reale del reale ormai. Ho preso la mano del mio riflesso e ho iniziato un infinito cammino di specchi negli specchi, distorsioni, scale infinite e multiple illusioni. Mi hanno spiegato che ogni riflesso rappresenta una possibile versione di me, anzi di noi, ed esistono infinite possibili versioni quante sono le variabili matematiche di simmetria. Mi hanno spiegato che ci sono state già infinite versioni di me che hanno fatto la stessa cosa, chi cercava di barcamenarsi tra le illusioni ottiche, chi tra le illusioni di uno specchio, chi tra le illusioni della pioggia, chi tra le illusioni generate da uno strano rumore che sta per arrivare. Mi hanno spiegato che esistono infinite versioni di me, tutte accomunate dal fatto che sono come infiniti riflessi di un solo ente. È come se ogni cosa fosse un nucleo, circondata da infiniti strati di specchi di tutte le forme e dimensioni che generano infiniti riflessi. Ma questi riflessi sono sempre dei gusci di un nucleo centrale. Noi siamo gli unici che sono riusciti a non solo comunicare tra loro, ad unire tutti gli specchi in uno, ma anche a raggiungere il nucleo centrale. Mi hanno detto che hanno trovato il numeno che sta alla base del fenomeno e lo hanno rotto. Hanno parlato di una certa detetragrammatizzazione, di cui questo è solo uno degli effetti collaterali.
Quando qualcosa riflette, viene osservato ed è come se la sua essenza venisse espansa, come se si diffondesse. Ma se si diffonde troppo, rischia di diventare troppo teso. E se tutti questi riflessi e illusioni continuano a riflettersi, moltiplicarsi all'infinito, incrociarsi e scontrarsi, è come se il cristallo iniziasse a frantumarsi perché è diventato troppo complesso, troppe punte, troppo fragile. Noi abbiamo distrutto il nostro numeno, ma ironicamente ci siamo riuniti nel farlo. Dalla materia siamo passati all'idea. Avevi ragione, mi hanno spiegato. L'immateriale è ormai più importante del materiale. Ciò che percepisci nel mondo, quella è la vera illusione, il riflesso della vera natura delle cose. Ora noi abbiamo distrutto la vera natura di noi, è rimasto solo il guscio, il riflesso. Noi siamo a tutti gli effetti un insieme di fantasmi. Mi hanno insegnato come essere in ogni riflesso, come andare in infinite realtà, come essere le mie altre versioni. Mi hanno spiegato come moltiplicarmi frantumando lo specchio, come distorcere la realtà, come se fosse uno specchio. Mi hanno spiegato che sono immune ai danni, dato che se qualcuno mi fa male, il danno sarà riflesso. Hanno scelto me come leader, termine improprio dato che siamo tutti la stessa cosa, del loro collettivo di specchi perché io sono il più bravo, con le illusioni in tutti gli universi possibili. Mai ricevuto un complimento così, devo dire. Ma di nuovo, più viaggiavo tra gli specchi e gli specchi degli specchi, più sentivo la voce. Era come se a 100 metri da me si stesse lentamente avvicinando qualcuno che sussurra «Uriedo». Mi hanno poi spiegato che il tizio immune dalle mie illusioni era un uomo con dei sensi potenziati. E che quindi era bravo a verificare se uno di questi era ingannato. L'esperimento Philadelphia mi ha molto ispirato nei miei poteri. Pare che vennero usate le teorie di Albert Einstein, con cui distorcere i campi elettromagnetici, per rendere le navi invisibili, e il campo gravitazionale, creando il teletrasporto. Pare che la nave venne vista sparire per poi ricomparire 10 minuti prima nel tempo, e pare che fossero coinvolti alcuni scienziati nazisti come Hans Kammler. Pare che il processo ebbe gravissimi effetti collaterali sull'equipaggio, che venne ritrovato fuso al metallo, diventando parte della nave. Questi esperimenti sono stati proseguiti nell'Area 51. Dico tutto questo perché, tra le persone nate poco prima della Seconda Guerra Mondiale, c'erano due tizi coinvolti in questo esperimento, Mr. A e Mr. B. Tutto a caso, il signor B è l'uomo dei sensi potenziati. Siamo dunque andati in un monastero pieno di specchi, e lì lo abbiamo aiutato a potenziarsi, a deprivarsi di sensi per proteggersi dalle illusioni come quelle che noi potevamo creare. Lo abbiamo aiutato a connettersi con il proprio subconscio, pare che lì dentro abbia incontrato qualcuno che dovremmo conoscere. Poi è andato via. Ho chiesto se lui fosse la fonte della strana voce, ma loro negano. Poi abbiamo ricevuto una strana visita. Era un uomo senza volto, che sembrava capace di teletrasportarsi e di cambiare la realtà attorno a sé. Lui mi ha guardato come se fossi io l'alieno e mi ha chiesto: che cosa sei tu? Non sembri di questo multiverso. È come se stessi osservando più multiversi che si concentrano. Non percepisco chiaramente i tuoi dati. Io gli dissi che ero l'uomo dello specchio, il bugiardo, l'illusionista, il maggiordomo della casa Lancelot, il ragazzo della pioggia, il futuro auditore del rumore, ed ero infinite altre persone. Io non sono nessuno. Lui mi disse: hai creato un enorme impero di illusioni in quest'epoca. Questo non era previsto in questa linea temporale. Sembra che i nostri poteri siano opposti. Io mi baso sulla scienza, tu sulla magia. Io mi baso su questo multiverso, tu ti basi su altri multiversi e dimensioni. I nostri poteri sono collegati. Io sono una sorta di fotone umano. Vedo il mondo dal punto di vista parmanideo. Tutto il cosmo per me è unito in un solo punto. Passato, presente e futuro sono tutti ugualmente realizzati. Un'unica grande sfera di perfezione. Tu, invece, sei definito dai fotoni. Esisti solo negli specchi che sono attivi e quindi illuminati dalla luce. Io sono la luce che illumina il tuo mondo degli specchi. La luce è unica, gli specchi sono 100.000. Senza la luce tutti gli specchi sono neri e diventano nulla. Senza gli specchi la luce resta unica, ma quando la luce entra negli specchi viene riflessa infinite volte e diventa 100.000. Ho bisogno del tuo potere, dobbiamo allearci. Qualcosa di terribile sta arrivando, qualcosa per il quale il nostro mondo non è altro che un'ombra proiettata su una caverna, qualcosa che è un gigante in confronto a quella caverna, qualcosa che strapperà via il velo di Maya rivelando la vera realtà, e ti assicuro che non vuoi vederla, è orribile ed infernale. Riunirà tutto quanto in una sola entità, mentre tu, con i tuoi specchi, sei capace di frantumare la realtà e creare infiniti strati ulteriori e dimensioni. Se uniamo i nostri poteri, potremmo combattere questa tendenza con una sorta di entropia frattale.
Io ascoltai la sua proposta, ma non dovevo sembrare molto convinto, e quindi lui mi disse: Hai sentito anche tu una strana presenza oscura che si sta avvicinando, vero? Non sei l'unico, siamo in 11 a sentirla. Se lasceremo che questa vince, saremo tutti quanti divorati. Chi nella follia, chi in un incubo eterno, chi nella frantumazione, chi nel nulla di uno specchio vuoto. Per questo ti chiedo di non aiutare mai più il telepate ed i suoi amici, come il sinesteta. Non capisci che loro stanno unendo le menti, come la cosa sta riunendo la realtà? È solo il primo passo. Io gli risposi: il sinesteta è l'unico che può disvelare le illusioni, e se il telepate lo vuole aiutare non ha senso contrastarlo. Il nemico del mio nemico è mio amico. Sei tu a non capire che di fronte alla cosa dobbiamo essere tutti uniti. Io ti aiuterò, potrei avere accesso ai miei riflessi, ma non leverò la mano sul telepate e i suoi. Su questo sarò non belligerante. L'uomo accettò la mia proposta, ma mi mise in guardia. La voce che senti da tempo non è mia. Vuoi davvero aiutare il primordio di una mostruosità? Accomodati, ma sarai il primo ad essere divorato. Quest'ultima frase era estremamente inquietante e mi mise un terrore immenso. Se non era lui, se non era il sinesteta o uno dei miei riflessi o l'uomo dei sogni, chi era a sussurrare "Uredo"? Alla fine mi sono immerso nel mio ultimo esercizio. Ho iniziato a leggere infinite bugie, menzogne, maschere pirandelliane, recitazione. Mi sono esercitato a capire quando mentivano e quando no. L'ho fatto infinite volte, fino ad essere sempre in grado di capire se una persona mente, fino a poter leggere cosa dice realmente la pubblicità, fino a poter leggere i significati nascosti nei libri, nei messaggi e nei codici informatici, dove ho scoperto che l'intera rete è controllata da una sola intelligenza artificiale che sta sognando. Sono diventato così bravo che mi veniva automatico, riuscivo a leggere le bugie degli altri senza volerlo, riuscivo a leggere anche la rappresentazione della realtà stessa, la sovrastruttura iperreale del capitale. Ormai dubito di ciò che gli altri dicono se mentono. Riconosco all'istante se i miei sensi sono illusi, mi pongo io stesso dentro le illusioni e poi ne esco fuori. Mi sottopongo a farmaci che mi fanno dimenticare che mi sono messo da solo in un'illusione e poi ne esco, e poi ne creo una più grossa, illusione dentro un'illusione e così via, una scala infinita in cui ormai sono diventato immune a qualsiasi illusione, non importa quanto realistica, complessa, potente e di quanti strati sia, io vedo sempre la realtà e so sempre se sono in un sogno o meno. Ma fu allora, quando disattivai tutte le illusioni, anche dell'ultima sfida, che mi resi conto di qualcosa. Qualcosa che ho sempre sentito, non sapevo bene di cosa si trattasse, ma lo avvertivo. Un chiodo fisso nel cervello, da diventarci matto. Sentivo che la realtà era una bugia. Sentivo che era l'universo a mentirmi. Riconoscevo che questo mondo è un'illusione. Riuscivo a leggere la menzogna della fisica. E fu allora, solo allora, che la frase che avevo sentito per tutto questo tempo, la frase che qualcosa di oscuro e terribile aveva sussurrato ogni volta che ho mentito, ora che avevo distrutto tutte le barriere illusorie e vedevo la verità, risultò comprensibile. Solo ora riuscivo a capire cosa mi stesse dicendo, solo ora riuscivo a vedere quell'occhio infinito che mi diceva: Io ti vedo! Il video è rallentabile dalla rotellina. Se questo video ti è piaciuto, ti invito a mettere mi piace, iscriviti al canale e a visitare la pagina Facebook, il canale Telegram, il profilo Twitter, la pagina TP, Patreon europeo, se vuoi donare per sostenere il canale. Trovate tutto in descrizione, compreso il canale I Racconti della Cripta, che ha letto una parte della mia storia con tutte e due le voci. Inoltre, se questa rubrica ti piace, aiuta a sostenerla condividendo questo video e scrivendo qua sotto i tuoi pensieri. Ringrazio i miei patrons e ci vediamo al prossimo video.